Ciao, in questo video andiamo ad analizzare la canzone Keep Yourself Alive dei Queen, suonata dal loro bassista John Deacon. Questa canzone appartiene al primo album dei Queen. L'accompagnamento è piuttosto lineare e principalmente in quarti. La prima sorpresa ce l'abbiamo andando ad ascoltare l'introduzione in cui John Deacon utilizza un distorsore sul basso. Andiamo ad ascoltarlo. Insieme agli altri. E qua passa all'utilizzo, toglie il distorsore e passa all'utilizzo del suono normale, quello che poi lo contraddistinguerà proprio per il suo timbro del suo Fender Precision. Allora, come note, andiamo a suonare nell'introduzione, quindi la parte distorta, sono tutti dei La. Inizialmente lo fa con 4 sedicesimi più un quarto, due volte, questa è la seconda, poi va con i quarti in La, andare poi alla strofa che sarà in Fa, utilizza un passaggio usando Do e Re, Do tasto 3, tasto 5, corda di La, poi Sol, Do e poi va in Fa. Questo Sol e Do è una battuta di due quarti che però insieme a tutto il resto scorre in maniera molto, molto fluida. Dopo va in Fa, poi entra la voce. Allora, innanzitutto il Fa ogni due quarti sul primo e sul terzo quarto lo accompagna con una specie di acciaccatura sul Mi bemolle. Questa cosa qua contraddistinguerà un pochettino tutta la strofa. La prima battuta cantata in Fa, poi Fa, Si bemolle, poi ritorna in Fa, poi fa una frase melodica d'accompagnamento. La naturale, tasto 2, corda di Sol, Si bemolle, tasto 3, e poi per tornare in Fa utilizza Re a vuoto, Mi bemolle e poi va a Fa. Dopo una battuta di Do, sempre a quarti, il Re bemolle che viene dopo lo prende utilizzando tonica Re bemolle, quinto grado, ottava. Quindi Re bemolle acuto e ritorna indietro. Sul La bemolle fa la stessa cosa. Dopo. Ritornare al Fa utilizza una scalata che, prendendo le note, Mi, Fa, Fa diesis, Sol, Si naturale, Do e poi ritorna al nostro Fa iniziale. Sentiamolo insieme agli altri strumenti. Ritorna sulla strofa, fatta tutto uguale, tranne l'ultima battuta che anziché fare questa scalata, va a prendere un La naturale per quattro quarti, per poi andare sul ritornello in Re. Andiamo a ascoltare il ritornello e tirare giù le note. E poi c'è uno stop. Cosa fa a fare nel ritornello? Re, 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 Sol basso, tasto 3, corda di Mi, Re, Re, La, La, tasto 5, corda di Mi, poi fa una delle note discendenti, melodiche, quindi molto melodica, bella questa parte di basso, anche se sul registro grave, però anche in mezzo a mix riesce a uscire abbastanza bene. Fa Re, Do diesis, Si, Sol, poi si stoppa. Il primo interludio, quello chitarristico di Brian May. Poi rientrerà sempre su La, sempre col distorsore qua, entra di nuovo col distorsore.
5 battute di là. Questo stacco insieme alla batteria, la la do re, e poi una scala cromatica, un pezzo di scala cromatica, re, re diesis, mi, fa, e poi rientra sul fa, quello della strofa di prima. E infatti dopo entra la voce nella strofa, pressoché simile a prima. Lancia il ritornello, che è anche lui è uguale a prima, e poi c'è il secondo interludio, che è quello ritmico. Percussioni che vanno a lanciare l'assolo di chitarra. Nell'interludio delle percussioni non c'è basso, va a lanciare l'assolo di chitarra in fa. Fa, fa, do. Qua poi, dopo aver fatto fa e do, fa questa scaletta. Fa, mi, re, si bemolle, do, fa. Fa, mi, re, si bemolle, do, do, fa basso, fa, do. Aggiunge ancora due battute dove fa fa, do. E di nuovo la scaletta. Prima di entrare in un altro ritornello uguale a prima, a fine ritornello va poi a mettere un mi lungo preso al tasto 7 nella corda di là. Qui c'è un altro stacchetto in cui inizialmente non c'è il basso, dove canta Roger Taylor, e si conclude per lanciare il ritornello finale con una bella scala, che secondo me è la parte più carina di basso in questo pezzo. Sentiamo tutto insieme. E ritorna sul ritornello. Questa è una scala di mi maggiore presa a tasto 12. Mi, fa diesis, sol diesis, la, si, poi intervalli cromatici, do diesis, re, re diesis, mi, fa diesis, sol, sol diesis, la. Quindi la mano deve stare ferma e utilizzare la giusta posizione, partire con il dito 2, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Questo può essere un ottimo esercizio per mantenere la mano bassa quando si suona. Viene spesso utilizzato per insegnare all'inizio a suonare tenendo giù le dita bene a martelletto. Andando avanti va sul ritornello, all'inizio il primo uguale, secondo ritornello in fa, questo qua in fa, 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 si bemolle, fa, fa, do, do, scaletta, fa, mi, re, si bemolle, do, do, fa, fa. Poi rifà un ritornello in re, normale, come prima. Poi va in si maggiore. Cosa fa qua? Si, si, mi, si, 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 mi, si, si, fa diesis, fa diesis. Poi fa questa scaletta prima di concludere. Te la faccio sentire insieme agli altri strumenti. Quindi la scaletta è si, la diesis, sol diesis, mi, fa diesis e si. Questa era Keep Yourself Alive dei Queen, suonata da John Deacon. Grazie per aver visto il video, spero che ti possa tornare utile in qualche modo. Ci vediamo al prossimo, ciao!